Buongiorno a tutti. Credo che la parte finale dell'intervento di Sharon ha dimostrato una cosa certa e non discutibile, cioè che della musica, e sulla musica non si riesce mai a parlare, è la musica che parla della musica, è la canzone che parla della canzone. Quello che facciamo noi è un po' di umori contorni, ma non può essere il punto centrale. Questo è molto importante, bisogna sempre tenerlo presente quando si parla di queste cose. Prima di farlo, volevo ringraziare il Sabato di Dei, che ancora una volta, secondo me, ha avuto una buona idea, speriamo che non resti solo di Sabato, pervadere tutto l'anno e tutto il tempo. L'idea mi pare splendida, usare il passato per rifare il futuro, quello che noi dobbiamo fare, secondo me, attraverso la cultura. Di questo sono profondamente convinto. E è anche bello vedere che 30 anni del doppio anniversario della carta da qui e di internet, di diversa portata planetaria, per noi entrambi significativi. Mi piace molto, diciamo così. Ho preso un sacco di appunti, sentendo tutti quelli che parlavano, e il pregio di assistere a una tavola redonda che una volta fatta da persone competenti e intelligenti. Il prezzo che si paga tra tante idee, tutte le cose intelligenti sono state già dette, da commentare un pochino quello che hanno detto, ma quello che c'era da dire lo hanno detto quelli di prima. Io ho 5 punti molto brevi. Il primo è una sorta di definizione del concetto, diciamo così, un modo per inquadrarlo in qualche modo. Il secondo è una definizione e una precisazione rispetto all'oggetto specifico della canzone natale, della canzone napoletana, dell'idea di patrimonio culturale. Il terzo è un breve scurso sul fattore identitario. Il quarto è il collegare tutto ciò all'idea di attrattore turistico. E l'ultimo, finale, è quello di dare qualche punto ancora, un tema che è stato molto discusso e che al centro della giornata di oggi, cioè quello della digitalizzazione. Andiamo al primo punto, quello di definire. Io penso che Sharon nell'ultimo intervento l'abbia fatto già in maniera sufficiente, ma insomma, sostanzialmente a me piace l'idea di definire la canzone napoletana come un oggetto ibrido e anfibio, tra suono, oralità, scrittura, rumore e così via. Mi piace molto questa idea ibrida, tra l'altro è ibrida anche in un altro senso, meno evidente, ma altrettanto importante. E insieme pop e universale. Questo è il lead tedesco. Secondo me si avvicina abbastanza proprio da questo punto di vista, cioè sembra una cosa che si canta nel popolo ma che coglie il mondo. La canzone napoletana cantata dal giapponese è un esempio classico di questo, cioè si riesce. Il filosofo francese Jacques Derrida ha parlato in materia di cose del genere di testualità generale caratterizzate da contaminazione. Anche questo è stato già detto sia da Pistacchi, sia da Rinto, sia da Chalot, però a me sembra molto importante l'idea di che non è un genere puro, diciamo, è un genere che dipende da un insieme di contaminazioni. Tra l'altro Derrida, oltre ad essere un illustre pensatore, cioè aveva un'expertise particolare in materia di contaminazioni, perché è nato in Algeria, ebreo, e poi è diventato francese, quindi aveva dentro di sé questo senso forte dell'ibridità e della contaminazione. Io dovendo dare una definizione, l'ho data di proposito, molto comprensiva, perché come diceva anche il nostro cervello, l'idea è quella di includere, non di escludere. Non facciamo troppa distinzione all'interno della canzone napoletana, i buoni e i cattivi. Cerchiamo di includere tutto quello che decentemente si può includere. Perché il tutto, concepito appunto come oggetto anfibio ibrido, che sta su diverse fonti e deriva da un rapporto forte tra località e universalità, e in questo senso è profondamente locale, dipende da una permeabilità che c'è tra arte e società in generale. All'inizio del secolo scorso, i nostri pensatori come Georg Simmel e Max Weber, per citare due tedeschi, e la tedesca con la musica, dopo i napoletani sono più bravi, e hanno scritto molto su questa idea della permeabilità. E secondo me è la città tutta che si riversa nella canzone, per questo c'entra molto col tema dell'identità. Un film in particolare, secondo me, L'amore molesto di Mario Bertone, fa vedere molto questo. Sono i rumori in Napoli che vengono fuori e emergono in luce, e la canzone napoletana è quello che è meglio di ogni altro rispetto. Tra l'altro Napoli, come citato questo punto di vista speciale, detto in maniera molto banale, ma così in mezzo tra Pompei e Londra. Quindi è questo rumore speciale che emerge con una città globale, ma terribilmente locale. E quindi è come la canzone riesce qui. Il secondo, l'idea di patrimonio culturale. A dicembre del 2015 la Regione Campania ha fatto una nuova normativa legislativa sul patrimonio culturale e turismo. E per la prima volta ho usato termini formali, l'idea di patrimonio culturale, per quel che io sappia. L'idea è interessante, corrisponde all'inglese cultural heritage, noto, ma è interessante perché mette insieme software e hardware, cosa che in materia
e mette insieme altre cose così come oggi, cioè il rapporto indissolubile tra storia e presente e da questo il futuro. Da questo punto è stato già detto abbastanza sull'archivio storico, quello che il pacchetto del Bosco ha curato per la RAI, che è stato, questo la RAI è stato molto meritevole, però è stato ampiamente supportato dalle istituzioni locali. Per una volta c'è stata unione, questo è uno strumento sia importante di oggi, creare sinergie, unioni, insieme, invece che litigi, è un'arte su cui noi napoletani siamo molto meno bravi che sono. Siamo sempre a scherzarci tra noi invece di fare insieme quello che si dovrebbe fare insieme. Qui abbiamo un ovvio target comune, che è quello di diffondere e far conoscere la canzone della qualità. Cari miei, cerchiamo di farlo insieme, non sapete chi deve litigare su questo, diciamo. Da questo punto di vista è vero che c'è tantissimo, però ancora c'è da fare ricerca, c'è da fare raccolta, c'è da fare documentazione. Su questo secondo me non c'è dubbio. È vero che le collezioni private, secondo me, sono indissolubilmente un patrimonio che va perseguito. Ed è ancora è tanto vero, se lo sapete da solo, ma l'ha detto anche Alessandro all'inizio, in qualche modo, che ci vuole capacità di convincere. Quello che troppo spesso la nostra politica non ha, cioè bisogna essere degni di fiducia, perché le persone ti affidano i loro beni più preziosi se sono sempre se degni di fiducia. Spesso le istituzioni pubbliche italiane, questo io non lo so, del peccato. Speriamo che un'istituzione culturale possa supportare. Io spero sempre anche con l'istituzione pubblica, sono vecchio ottimista, non vedo perché non si deve arrivare. Passiamo al terzo punto, quello identità, che è inesauribile, quindi non lo so dire. Si collega molto a quello che ha detto Vito, che è stato più volte citato, il tema grande tema della narrazione, ha detto anche il rettore Falsato adesso, un tema su cui, ma c'è anche molto quello che ha detto appunto sulla conservazione. Per l'identità ci vuole conservazione e prospettiva insieme, perché noi siamo persone che vivono nel tempo, che abbiamo un passato, ma che viviamo nel presente, ma pensiamo al futuro. E quindi pensare all'identità in generale, secondo me, va in questo. Sulla diversità culturale, che c'entra ovviamente con la documentazione, c'è una storia che vi faccio vedere, perché secondo me è meglio del tempo. Io ho rappresentato l'Italia al convegno, al congresso UNESCO sulla diversità culturale, e fu una storia veramente comica, perché mi incaricarono due ministri del governo Berlusconi, erano due persone che conoscevo bene, persone che ci hanno detto da questo illustre incarico, ed erano Frattini e Urbani. E la cosa divertente è che quando si parlava di diversità culturale si scopriva dopo 5 minuti che ti interessava il tema, che non era una questione teorica, quella che affronta io, ma era una questione molto pratica. Era la Francia che voleva difendere l'autodistinto francese dal monopolio delle grandi corporation americane e inglesi, e quindi faceva diversità culturale per fare una battaglia. Allora io vado ai due ministri e Urbani mi dice: noi siamo con la Francia perché anche noi abbiamo patrimonio da difendere, quindi vogliamo. Vado da Frattini e mi dice: invece Berlusconi è sempre con l'America, quindi deve stare con l'americano. Sono andato lì a cercare di bilanciarmi per questi due compiti impossibili, perché ho capito quello che tutti i napoletani sanno, che cioè la mia mission era facevamo io cercare di imbarcare in armi, dicendo cose volte vagamente incomprensibili tra due imperativi asimmetrici, per non dire inconciliabili e così via. Io sulla questione UNESCO, per carità, sta diventando UNESCO, vabbè, ma non ne farei una fissazione, cose importanti non hanno bisogno di diventare UNESCO, sono quelle che nessuno vede che devono diventare UNESCO per essere vista. Qui abbiamo un patrimonio enorme e forse soltanto noi dobbiamo essere più capaci di vivere in maniera identitaria. Tra l'altro è abbastanza dimostrato che c'è un rapporto forte tra capacità di un luogo di auto-identificarsi e numero di visitatori. Quindi più tu sei, per dirne una, io insegnavo 20 anni all'Università di Pennsylvania a Filadelfia e gli Amish stanno là vicino, come tutti quelli che vanno a Filadelfia sono andati un giorno per gli Amish. C'è un sacco di gente che va a vedere gli Amish. Perché la gente va a vedere gli Amish? Perché noi diciamo un surplus di identità, anche troppo nel caso in questione, francamente, ma insomma ce l'hanno, vivono come se fossero due secoli prima, e tutti vanno a vedere com'è che si vive, diventa il 700, insomma, l'identità. E la noi la canzone ce la dà, se la persegniamo seriamente ce la dà, quindi è importante anche per il turismo. Io penso che da questo punto di vista il recupero di alcune cose, cioè, il festival non mi capisco abbastanza per dire se ne vada bene, però alcune cose, io penso anche che stiamo lavorando molto nel Teatro Pianone, quello può essere una sede importante anche da questo punto di vista, per il luogo fisico della città di Napoli dove è collocato, il Pianone è doppiamente importante, non solo perché il teatro è importante, cioè, ma anche perché sta a Forcella, che è un posto come sappiamo tutti difficile, quindi c'entra con quell'altra narratività che noi vogliamo. Riscattiamo i luoghi in cui il crimine vince, facendo vedere che ci sono altre cose, tra cui l'arte. Secondo me questa è una cosa importante. Se voi avete mai letto Se questo è un uomo di Primo Levi, lo citavo pochi giorni fa proprio parlando con un amico Rispetto,
vi accorgete che la crudeltà verso l'altro dipende molto da una cosalizzazione dell'altro, cioè vedete l'altro una specie di oggetto. Quello che mostra che non siamo oggetti, secondo me, quindi andare nei posti in cui le persone sono uccise come cose, si può riscattare in parte, in carità, non sono così ottimista, non sono così utopico, ma attraverso la contaminazione con l'altro. Questo c'entra molto con la valorizzazione dei nostri luoghi, quindi con la capacità di attrarre turisticamente. Nell'ultimo periodo ho fatto una cosa che non ho mai fatto in vita mia, mi metto di mano, in carità, ma ho visto un sacco di statistiche su perché i turisti vengono in Campania. Bisogna farlo per forza, uno vuole avere qualche idea di proposito. E quello che si scopre in maniera quasi equivoca, che non sono statistiche 51, 49, sono statistiche 55, 80%, 20, che ci vengono per ragioni culturali. Quindi rafforzare l'identità del luogo, dare spazio e energia alla cultura è molto importante. Bisogna mettere a sistema il patrimonio culturale. Di cose belle in Campania ce ne sono troppe, non troppo poche, quindi non dobbiamo fare tante cose nuove, dobbiamo far funzionare quelle che già si stanno. Questo è importante, è molto banale, però secondo me è importante. Io ho fatto un progetto che si chiama Cultura 2020 che ha come scopo esattamente le sinergie da messe a sistema. Allora, dobbiamo prendere i vari itinerari, costruire dei vari luoghi culturalmente interessanti, costruire degli itinerari plausibili per persone normali. Poi dopo le persone vorranno. Io sono sicuro che con un po' di attenzione e con un po' di buona volontà politica, istituzionale e personale si raddoppiano i visitatori in tempo di 2 o 3 anni. Quali sono? Ci sono naturalmente le policies, come si dice, le politiche connesse a questo. I turisti a Napoli, ho visto anche quanti turisti per chilometro quadrato ci stanno, sono circa un terzo, tra metà e un terzo di quelli di Firenze. Quindi abbiamo spazi di manovra sostanzialmente, soprattutto se allarghiamo il territorio. Quindi bisogna cercare di andare più a largo, in modo che i turisti per chilometro non diano fastidio, perché a Firenze qualche volta hanno fastidio. Noi dobbiamo aumentare mandando. Quarto e ultimo, quinto e ultimo punto, quello centrale della digitalizzazione. Ovviamente non so, dopo persone come il professor Venti, come i direttori del Ministero, queste cose che capiscono davvero, non ho niente di particolare da dire. Solo che ci dobbiamo lavorare per forza, è il nostro tempo, diciamo così. Credo che 2 o 3 giorni fa ho avuto il piacere di conoscere il direttore del Cultural Institute di Google, che è una bella signora, sposata con un napoletano, consapevole dei nostri problemi, dei nostri dilemmi, delle nostre fatiche, delle nostre basi. Io penso che si possa fare un discorso con loro, digitalizzare è importante, anche perché è vero che 6 milioni di persone hanno pubblicato i libri della biblioteca, ma io vorrei sapere quanti l'hanno letto meno uno, e credo che abbiamo dei numeri negativi. Bisogna sempre stare molto attenti a questi numeri enormi, diciamo così. Però sulla canzone forse un po' meglio ci siamo, qualcuno digitalizza se la sento la canzone. Diciamo la verità, io ho passato tutta la vita a non sentire canzoni, a leggere libri, ma non sono pazzo, sono un metodo più noioso, non mi difetti. E c'è della digitalizzazione un enorme problema di fruizione, come diceva dottoressa Lumo prima, che è il problema centrale. La musica non si sente più come prima, la musica come la sentivo io non è più la musica come si sente adesso, è una cosa diversa. Notoriamente Walter Benjamin ha parlato della riproduzibilità tecnica dell'arte contemporanea collegandola alla perdita d'arte. Quello che dobbiamo cercare noi di fare è di non perdere, diciamo, lo charme profondo, l'aura della canzone napoletana, però digitalizzandola lo stesso, che non è una cosa facile. Il problema dei contenuti da questo punto di vista è centrale. In generale il rapporto tra tecnologia dell'informazione, il mondo dell'arte e della cultura è complesso, perché il rischio di rendere tutto disponibile sempre a volte fa perdere, chiudere un po' le... I nightclub a New York chiudono le porte anche quando non c'è nessuno dentro, per far vedere che è difficile entrare. Non vorrei evitare i nightclub di New York, tra l'altro non frequento l'abitudine, però è un modo per capirci, non può essere tutto osceno, qualcosa deve essere nascosto, e non è il programma di oggi, ma insomma questa tecnologia della memoria è... Quindi, io sono meno incline, non so cosa, all'idea di petrolio, non mi piace tanto, secondo me la cultura è un po' una cosa più sofisticata del petrolio. Uno dei problemi del mondo è il petrolio, c'è un rapporto statistico abbastanza forte tra paesi che hanno molto petrolio e cattiva politica e cattivi costumi. Quindi non metterei, è una glossa laterale, ma insomma non metterei l'arte, la cultura, la canzone napoletana nel petrolio. Sì, però... Comunque sono convinto che la cultura è una risorsa perché crea i germi dell'identità, della creazione dell'identità per noi stessi, e crea, come ho detto, anche una base forte per i visitatori.
ci ho detto di grazie al cuore sabato, vedete, la cura principale è che questi testi traducono in qualcosa. Quale può essere questa qualcosa? Dal punto di vista delle attività standard del giorno che abbiamo facciamo, forse una music commission potrebbe essere una proposta interessante, cioè quella di creare parolarmente la film commission, una music commission per questi temi. Ma quello che più conta non è l'organo, secondo me, è l'idea che oggi è prevalsa e che mi vede, come ho detto già prima, totalmente d'accordo, che persone diverse, con retroterra diversi, con culture diverse, con sfondi diversi, ma con intenzioni comuni, condividano queste intenzioni, benedetti Dio, facciano qualcosa per migliorare la situazione. Grazie.